Andiamo a Milano, Milan-Cagliari, Massimo Barchesi. Buonasera da San Siro, buonasera anche da parte di Giulio Grassia che ha la parte tecnica. Obiettivi definiti per Milan e Cagliari, con il Milan che chiuderà questo campionato al sesto posto e quindi giocherà i preliminari di Europa League. Il Cagliari, salvo da tempo, pensa al futuro e tra l'altro questa potrebbe e dovrebbe essere l'ultima panchina al Cagliari di Walter Zenga, perché poco fa il presidente Tommaso Giolini ha confermato l'intenzione di cambiare volto alla panchina del Cagliari e quindi questa dovrebbe essere l'ultima panchina rosso-blu di Walter Zenga. Un Milan che vuole chiudere nel migliore dei modi dopo il lockdown, squadra dominante, soltanto l'Atalanta ma con una partita in più, ha fatto più punti dei rossoneri che dalla ripresa hanno totalizzato ben 27 punti e c'è Zlatan Ibrahimovic motivato più che mai, che cercherà di scavalcare Ante Rebic e quindi di portarsi in testa la classifica dei marcatori stagionali del Milan. La prima palla gol della partita, Milan subito pericoloso al terzo minuto sul primo calcio d'angolo della formazione rossonera, battuto da Çalhanoğlu di spalla nel cuore dell'area di rigore, è intervenuto Theo Hernandez con pallone che è terminato sul fondo. Poco fa uscita provvidenziale di Cragno su cross dalla sinistra di Çalhanoğlu, l'estremo difensore del Cagliari ha anticipato d'un soffio Ibrahimovic che era pronto a depositare il pallone in rete. Primissimi minuti. Attenzione Repice, il Milan è in vantaggio al decimo minuto, autogol di Klavan dopo palo interno colpito da Leao. Milan 1, Cagliari 0, autogol di Klavan. Linea Bergamo. D'accordo Barchesi. Tredicesimo, Milan 1, Cagliari 0, dunque il Milan a segno al decimo minuto, Çalhanoğlu, apertura per Leao sulla sinistra all'interno dell'area di rigore, il portoghese ha battuto in diagonale, ha colpito il palo interno, sfortunato Klavan che si trovava sulla direzione del pallone che è carambolato sulle sue gambe e beffardamente è entrato in rete. 1-0 dunque in favore del Milan, che d'altronde è partito subito all'attacco. Siamo al 19esimo, Milan 1 Cagliari 0, ricordiamo l'autorete di Klavan al decimo. Milan che gioca bene, ha avuto un'altra opportunità nel periodo non collegato. Al 16esimo ancora Leao dalla sinistra, cross basso per la corrente Castillejo, piatto sinistro in corsa da parte dello spagnolo, centrale ha bloccato a terra Cragno. 26esimo, un dominio totale quello della formazione rossonera che però è avanti solo di un gol, anche perché Leao poco fa ha colpito il secondo legno. Al 24esimo cross di Calabria al volo, si è coordinato meravigliosamente il giovane attaccante portoghese che in mezza rovesciata ha calciato verso la porta centrando la parte superiore della traversa. 30 secondi prima, altra occasione per il Milan, prodezza di Cragno che ha parato su conclusione al volo di Ibrahimovic da pochi passi all'interno dell'area di porta su cross preciso dalla destra di Castillejo. Il gioco è ripreso pochi istanti fa, interruzione per più di un minuto perché si è infortunato Leao, il migliore in campo fino a questo momento, un palo e una traversa per il giovane attaccante portoghese. In occasione del palo colpito è arrivato l'autogol di Klavan al decimo minuto. Leao, che tanto per cambiare era andato via in velocità a Valuchievic ma poi si è fermato di colpo, un problema all'adduttore della coscia sinistra ed è costretto probabilmente ad uscire. Attenzione al Cagliari, minaccioso di tacco, Kier salva per il momento, azione viva ancora, conclusione dal limite di Pereiro con pallone sul fondo. Prima sortita offensiva degna di nota per la formazione allenata da Walter Zenga. 4 minuti e mezzo più recupero al termine del primo tempo, il Milan conduce sempre 1-0 sul Cagliari. Al 38esimo conclusione di Bennacer sul fondo, ancora Cagliari con Pereiro, c'è una deviazione, Donnarumma per la prima volta tocca il pallone con le mani al 41esimo minuto. Buonaventura per Leao, dunque niente da fare per il portoghese che si è infortunato, un problema muscolare alla coscia sinistra per lui. 37 minuti davvero di altissimo livello giocati da Leao che come detto ha colpito un palo e una traversa con una mezza
rovesciata volante davvero molto bella dal punto di vista tecnico. È andato, scusa Verna, c'è un calcio di rigore in favore del Milan per fallo di mano all'interno dell'area di rigore, se non sbaglio, di Mattiello. C'è Ibrahimovic già pronto sul dischetto, giocatori ancora all'interno dell'area di rigore. Ti restituisco la linea, la riprenderò nel momento del tentativo di trasformazione di Ibrahimovic. A te. Benissimo, perché si... parziale 1 a 1. Attenzione Bisantis, tutto pronto, rigore in favore del Milan. Zlatan Ibrahimovic al 44esimo, breve rincorsa, il destro, la parata di Cragno. La parata di Cragno. Milan sempre in vantaggio per 1-0. Nuovamente Torino. Poco fa il Milan ha fallito un calcio di rigore con Zlatan Ibrahimovic. Ha intuito Cragno la direzione del pallone, un pallone basso, si è disteso sulla sua destra Cragno e ha intercettato la conclusione, a dir la verità non potente, da parte di Ibrahimovic. E il Milan che attacca con Ibrahimovic, pallone in mezzo, Çalhanoğlu, e sbaglia clamorosamente da due passi, la deviazione in porta, clamorosa opportunità fallita da Çalhanoğlu, sarebbe stato il gol numero 34 del Milan dopo il lockdown, avrebbe impattato il Manchester City, che in questo momento è la squadra che ancora detiene questo record dopo il lockdown. Dunque 1-0 in favore del Milan, dato vicinissimo al gol del raddoppio. Studio 4 sul cronometro, conduce cannonata di Zlatan Ibrahimovic, 2-0 per il Milan al decimo minuto della ripresa. Ibra in doppia cifra, 10 per lui in campionato, bellissimo il suo gol di collo pieno, pallone sotto la traversa. Milan 2, Cagliari 0. Nuovamente a te Francesco Repice. E quindi ancora Ibrahimovic a marcare per la sua squadra. 1-1 al sesto minuto della ripresa, il punteggio fra Napoli e Lazio. Linea a Torino. Un attimo Bisantis, allora, perché il Milan è dilagante. Castiglieco per il 3-0 al dodicesimo. Milan 3, Cagliari 0. A te. Juventus 1, Roma 3, Milano. Allora dobbiamo raccontare due gol del Milan che continua ad attaccare, 3-0 quando siamo al 14esimo. Diciamo subito che il 10 è il numero fortunato per il Milan in questa partita, perché al decimo del primo tempo la squadra di Pioli aveva sbloccato il risultato con l'autogol di Klavan. Al decimo della ripresa è arrivato il gol del 2-0 splendido di Zlatan Ibrahimovic, con Castiglieco che dal limite ha liberato lo svedese all'interno dell'area di rigore, ha preso la mira e con un destro potentissimo ha scaricato il pallone. Dicevo del gol di Ibrahimovic, un bellissimo tiro, attenzione a Simeone nel frattempo. Conclusione deviata in calcio d'angolo da Teo Hernandez, pallone sotto la traversa di Ibrahimovic che ha preso la mira e ha battuto Cragno, quindi si è riscattato dopo il rigore fallito al 44esimo minuto. E poi la terza rete di Castiglieco, che ha impostato l'azione, chiuso il triangolo con Bonaventura. Castiglieco si è girato dalla marcatura di Valukiewicz e da pochi passi ha battuto per la terza volta Cragno. È un gol importante perché dopo il post-Covid, in questo momento il Milan è la squadra ad aver segnato di più in Europa con 35 reti, superando il Manchester City. Milan vicino al gol del 4-0 con una conclusione dal limite di Bonaventura, servito da Ibrahimovic. Pallone alto di poco, ancora Milan con Salemegers, area di rigore, Salemegers, pallone all'indietro, rimedia Faragò. Siamo al 36esimo del secondo tempo, Milan 3, Cagliari 0. Studio Juventus 1, Roma 3, linea Milano. E solo per segnalare il ritorno in campo dopo 11 mesi di Leonardo Pavoletti, mentre ora c'è la prima parata di Donnarumma sul colpo di testa di Faragò, 2 minuti di recupero. Dunque Pavoletti in campo per questi ultimi 2 minuti di partita, ha preso il posto di Simeone. Milan 3, Cagliari 0 quando mancano 60 secondi al termine della partita. Studio fino all'altezza del limite dell'area di rigore dell'Atalanta. Scusa Repice, il finale da San Siro, Milan batte Cagliari 3-0. A te. Grazie Barchesi. E prima che chiuda San Siro andiamo da Barchesi con la vittoria del Milan sul Cagliari. E così Filippo, 3-0 netto, partita senza storia, autogol di Klavan al decimo del primo tempo, nella ripresa al decimo splendida rete di Zlatan Ibrahimovic, al dodicesimo il 3-0 di Castiglieco. Insomma un Milan che ha chiuso in bellezza questo campionato al sesto posto, preliminari di Europa League, una lunga cavalcata nel girone di ritorno a ritmo scudetto, ma soprattutto a ritmo scudetto dopo il lockdown, perché il Milan è stata la squadra migliore insieme all'Atalanta, ha totalizzato 30 punti, 9 vittorie e 3
tre pareggi quindi in battuta, ma soprattutto ha anche ottenuto un record, perché dopo la sosta il Milan è stata la squadra in Europa ad aver segnato di più con 35 reti, uno in più rispetto al Manchester City. Da apprezzare il gol di Ibrahimovic, che nel primo tempo, proprio alla fine della prima frazione, ha sbagliato anche un calcio di rigore. Si ripartirà, un Milan che ripartirà intorno al fuoriclasse svedese. Nel primo tempo molto bene Leao, ha colpito un palo, un'occasione dell'azione che, da cui è nata l'autorete di Klavan, e poi anche una traversa in mezzo a rovesciata prima di infortunarsi. Nel Cagliari è finita l'avventura di Walter Zenga, come ha comunicato ufficialmente il presidente Tommaso Giulini. Eusebio Di Francesco è in pole position per prendere il posto di Zenga, e l'unica nota positiva e chiudo della serata per il Cagliari: il ritorno in campo di Leonardo Pavoletti dopo 11 mesi di assenza. Molto bello il gesto da parte dei giocatori in campo, che lo hanno applaudito. Calabria, che era lì proprio in zona di fronte alla panchina, ha addirittura abbracciato Pavoletti. Un bel gesto davvero, grazie a Giulio Grassia alla parte tecnica. È tutto da San Siro. Milan batte Cagliari 3-0. A te Filippo Corsini.